Abbiamo presentato i dati dell'ultimo censimento dell'agricoltura. I dati molto interessanti sono riguardanti l'aumento della superficie aziendale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se prima il vigneto medio era 5.000 metri, adesso siamo intorno all'ettaro di superficie. È una cosa molto importante, che vuol dire un accorpamento delle superfici e quindi una maggiore professionalità degli agricoltori. Dal punto di vista poi delle produzioni, aveva visto come le produzioni IGP sono accorpate nella maggior parte in provincia di Benevento, quindi l'80% di linea di indicazione geografica protetta, IGP appunto, sono nella provincia di Benevento, anche se sono prodotti da aziende di tutta la Campania, perché diciamo il vigneto, il più grosso vigneto della Campania è appunto la provincia di Benevento. E chiaramente la cosa cambia un po' con le DOC, perché sono più radicate sul territorio, quindi in questo caso la maggioranza sono sempre su Benevento, ma Avellino segue a rotta. Un dato molto importante che non ho citato è quello anche dell'export, perché l'export di vini nell'ultimo anno è aumentato ancora del 12%, raggiungendo 34 milioni di euro. L'export di vini campani nel periodo 2007-2010 è raddoppiato, dopodiché ha avuto un momento di stasi, ma adesso è ripartito e quindi è un effetto trainante sull'intero comparto agroalimentare della Campania.